Eccolo! Allora. Tac. Buonasera a tutti. Buonasera Roby. Buonasera pizza di... Abitanti di Branzi o Barzio? Stefano Me, Ale, Thomas, Mattia, Gianluca. Come non hai scritto il titolo della live? Ma Dio po'. Figa, io però qua lo vedo. Cristo. Beh, c'è Stefano May, mi sembra il minimo. Rinuncio ad iniziare God of War appena arrivato. Perché il titolo c'è, il titolo... ma io ancora scemo che credo a quello che scrive Gianluca. Allora, subito cerchiamo il nostro bellissimo Stefano May. Che non so come fare a ribeccare. Facciamo da qua. Eccolo qua, tac. Dio Cristo. Tac. Ah, aspetta che però... Pronto? Eccoci. Eccolo. Ciao Stefano. Ciao Marco, come stai? Tutto bene, tu? Bene, bene, grazie, tutto a posto. Ecco, io tutte le volte che ho un ospite, a parte magari più ricorrenti come Ale Black Prince o altri, io mi rendo conto di quanto il tempo passi. Okay. In base all'ultima chat con l'ospite di turno, che qua Skype mi dice che sono passati 8 mesi, Cristo, ma ti rendi conto? 8 mesi, guardavo anch'io oggi. Cioè la mia vita è scandita da voi, pezzi di merda. Mamma mia. Dice, come stai? Bene, bene, tutto a posto, qua bene. Pronto, ho mandato tutti a stendere, ho detto oggi live. Ho mandato tutti a stendere, quindi vuol dire che tu hai dei coinquilini che dovranno stendere per un'ora. Esattamente. Hai tantissima roba da lavare. Mi malediranno. Non fa niente. Bene, e grazie a Silvio, che dice che sei un uomo stupendo. Vabbè, è meno male. E questo lo sapevamo, cioè, ma non serve neanche dirlo. No. Intanto il Mac cerca di fare un aggiornamento, vediamo di annullarlo. Benissimo, quindi siamo già, direi, ben rodati sulla formula di questo gioco con voi, grazie a Messer Burbero. Quindi non serve nemmeno introdurre la cosa. Io so che tu ti sei preparato sicuramente. Sì, guarda, preparatissimo. Benissimo, così mi piace. A far figure barbine, guarda. Ma va, benissimo. Questo non è... Ricordiamo che questo non è un quiz, ma è un semplice pretesto per fare due chiacchiere. Sulla nostra passione più grande. Infatti ho 129 domande. Madonna. Sulla gnagna, naturalmente. Eh sì, è quello. Giammai! Giammai! Perfetto. Grazie a Badmeister. Allora, partiamo subito con la domanda numero 92. Attenzione. Oppa! Ti medesimi di più in un personaggio muto come Link o con un Joel alla The Last of Us? Ah, bella, bella domanda questa. Cioè, allora, non ho capito tanto questo paragone con Joel alla The Last of Us. Secondo me intendevano con qualcuno di decisamente più... chiacchierone, ecco. Sì, certo, più ciarliero. Diciamo Madonna, che... ciarliero! Vabbè, te la devo regalare. Madonna, ciarliero, mi sono già bagnato. Cristo, devo cambiarmi le braghe. Questa è una bella domanda. È difficile, perché secondo me dipende tanto dal contesto del videogioco. È più facile, secondo me,
Almeno per quanto mi riguarda, impersonalizzare un personaggio che non parla, dandogli più che altro delle note caratteriali forse più affini a me, insomma, perché è un personaggio che ha già una sua struttura psicologica, un suo testo, eccetera, ha già una denotazione sua, quindi in realtà ti ci puoi impersonare, puoi sentire i suoi sentimenti, però non puoi farli tuoi da un lato, insomma, mentre un personaggio che non parla, come può essere un Link o come è stato anche per il personaggio di Tunic, per quanto siano più cartuneschi da un lato, forse senti più affinità, non so bene spiegarmi, il sentimento è più comune a quello che stanno facendo, nel senso alle azioni compiute in gioco, anche in Tunic, soprattutto dato che è stata l'ultima avventura che ho giocato proprio, è stato bello il finale perché nonostante appunto non ci sia del dialogo, è stato quasi emozionante finirlo perché è stata proprio un'avventura vissuta in prima persona, dato che lui non ti dava delle indicazioni, non aveva delle interazioni sue, insomma, eri proprio tu che interagivi col mondo di gioco. Bella, mi è piaciuta come Quindi non è una risposta. terza persona, ecco. Ma adesso per approfondire un pochino di più, ma tu ti ritroveresti di più ad Cazzo! immedesimarti, grazie a Marco, ad immedesimarti con un personaggio muto, come stavi dicendo tu, ma che vive un'esperienza in un contesto, diciamo, fantastico, surreale, oppure uno più ciarliero, che però sta vivendo una situazione che tu, si spera, non vivrai mai, tipo The Last of Us. Quella effettivamente a vederla, ecco, fosse una situazione più realistica, Cioè, no, perché sì, intendevo magari. dire qualcosa di più realistico rispetto a Sì, Zelda, ma che magari speri di no, certo, ecco. assolutamente. Ecco, inserendo un personaggio muto, adesso te la dico come la penso io, un personaggio muto in un contesto possibile, perché poi, vero come dici te, un mondo post-apocalittico si spera di non viverlo, nonostante i tempi non siano quelli proprio migliori, un personaggio muto in quel caso, secondo me, sarebbe perfetto, perfetto, perché lì saresti tu in prima persona a sentire delle emozioni in un contesto che reputi possibile e di conseguenza lo vivresti, sarebbe violenta quasi la sensazione sulla pelle, insomma, mentre in Certo. un contesto fantasy, per quanto il gioco possa farti sentire, insomma, quello che vuole, le sensazioni che vuole farti provare, eccetera, in un contesto fantasy è un filo più difficile, ecco. Certo, no, sono d'accordissimo. Poi sicuramente un Joel, sicuramente tutti ci siamo emozionati davanti a determinate scene. Io ho giocato il primo, non ancora il secondo, ma pensandolo, come avevano già forse detto anche da genitore, in base a quello che succede con una situazione come quella di Joel, secondo me ti distrugge nonostante sia un personaggio ben definito, e Certo. quello è innegabile. Ecco, Quindi fa. hai toccato un tasto molto importante per me, cioè a livello di immedesimazione, io non riesco a fare troppe differenze tra un personaggio muto o un personaggio che parla, Ok. ma è il contesto in cui vengo inserito. Insomma, Cioè, può esserci il personaggio in cui tu ti identifichi maggiormente, che se comunque sta lottando con spada e scudo contro dei mostri, faccio un po' fatica. A certo. differenza magari di uno che sta vivendo la propria storia, ma all'interno di un qualcosa di credibile, quantomeno. Credibile, sì, come appunto salvare la propria famiglia, quelle cose lì, sicuramente Certo. sì, assolutamente, Bene. assolutamente d'accordo. Bene. Proseguiamo. Domanda numero 24, quindi torniamo su, e la domanda è: quale gioco che hai amato nel passato hai poi ripreso in mano e ti ha deluso? Oh. Se ti è capitato. Purtroppo devo dire che non mi è capitato, perché recentemente credo di aver. Adesso devo fare un po' di. Devo andare un po' a ritroso perché tanto che non gioco Giochi vecchi. giochi. Sì, esatto, dell'infanzia. Forse l'ultimo che ho toccato accendendo il Super Nintendo per curiosità è stato Super Mario World, che veramente era
Questa sarebbe stata una bella domanda. Io purtroppo è un periodo che non sto giocando troppo, quindi roba vecchia proprio, neanche col lanternino, ecco. No, no, lo capisco bene. E ti dico Però che quando a me quella volta, quelle 2 volte l'anno, mi viene la voglia di giocare a un gioco magari vecchio sì, ma anche non vecchissimo, comunque un gioco già certo. giocato, Sì. proprio come potrebbe essere, per esempio, che l'ho detto ormai è uscita da un anno, la trilogia di GTA, Ah, sì, che è uscita certo. l'anno Sì. scorso. Che dicevo sì, no, la comprerò per giocare solo a Il Vice Vice City. City. Sì. Avrei paura di riprendere in mano Vice City e rimanerne deluso, Deluso, sì. non tanto per il gioco in sé, quanto per le meccaniche sicuramente Certo. invecchiate male rispetto a cosa siamo abituati più Sì, poi negli ultimi anni, no? probabilmente sulla generazione PlayStation, PlayStation 2, questa cosa qua forse si sente tanto di più rispetto a un Super Nintendo o un Nintendo, perché sono veramente invecchiati male, essendo forse i primi, non lo so, fammi dire, i primi esperimenti in 3D su open world, fatto bene, perché al tempo sicuramente era un capolavoro. E lì probabilmente farei fatica anch'io. Se devo dirti proprio un gioco stupido come la fame, ma stupido che mi ha deluso ultimamente, non recentissimo, è stato. Ho provato per chissà per quale motivo un test drive Unlimited uscito per PlayStation 2, ce l'avevo lì per lì, ho detto ma sì, fammi fare una partita. È una porcheria vederlo a confronto a quelli di adesso, veramente Certo, ingiocabile. Sui certo. giochi di guida proprio no, ecco, quello non lo farei mai. Sì, però è proprio una stupidaggine, ecco, dirti mi ha deluso perché la storia, quando ero bambino l'ho vissuto in una certa maniera. No, quello no, quello no. Non mi Ma è per dire, capitato. anche un Final Fantasy VIII, per esempio, che per certi aspetti è uno tra i miei preferiti, Certo. non ho mai nascosto il mio preferire questo gioco per questo Final Fantasy per questo aspetto, quest'altro per l'altro. Certo. Cioè, se quando l'ho giocato avevo, cazzo ne so, avrò avuto 18-19 anni, mi era piaciuto soprattutto per la storia d'amore tra i due protagonisti e tutto quanto. Probabilmente oggi, se lo dovessi rigiocare, essendo diventato cuor di pietra, fame d'oro, preferirei magari infilarmi qualcosa nel sedere per Ecco, provare più emozioni rispetto a sentimenti giocare a proprio Final ormai Fantasy VIII. schiacciati. Forse sì, da quel lato lì sentimentale, effettivamente andare a giocare. Che io purtroppo, anche io, non è che sono da questi giochi sentimentaloni dove c'è tanto amore in mezzo, più azione, più roba da fare, insomma. Nonostante ultimamente, come ne parlavamo, ho cambiato un po' idea perché ci sono delle trame che fanno veramente invidia ai film. Però ecco, sì, probabilmente fosse stata un'ipotesi del genere, avrei anche io fatto fatica a emozionarmi come un tempo. Ecco, sì. Poi oltretutto c'è anche il fatto che l'hai già visto, già fatto, quindi va bene tutto, Certo. ma so già come va a finire la storia, ecco, dove andiamo a parare. Esattamente. Andiamo avanti. Sì? Numero 20. E beh, una domanda anche abbastanza legata alla precedente, a Okay. come è proseguita la risposta. Quali giochi ti hanno colpito, magari tra i più recenti, se ne hai giocati, che ti hanno colpito particolarmente proprio dal punto di vista emotivo? Emotivo, emotivo. Allora, l'ultimo, e purtroppo ne abbiamo parlato 8 mesi fa, è stato Guardiani della Galassia. È stato proprio Porco quello. zio, porco. Lo so, è terribile, ma perché gioco talmente poco che non ho tanti punti di riferimento. Però devo dirti, mi aspettavo niente e in cambio ho ricevuto tanto da quel gioco in realtà. A livello emozionale è stato proprio bello giocarlo. E adesso vabbè, forse spoiler ancora non è il caso di farne, non lo so, No, però anche perché nel appena l'hai momento in cui citato, a c'è la lupo. parte di Drax, non so se posso andare avanti. No, perché a lupo in chat ha appena scritto. Grazie per ricordarmi che devo ancora giocarlo. Ok, buon, perfetto. Allora, Comunque ho già comunque c'è capito da stata una. quello Perfetto. che hai detto, da quel poco che hai detto. Ci siamo capiti, ecco, Anche Thomas ha quella parte lì. capito. Sì. È stata. Ma allora, io sono uno che purtroppo magona anche per cazzate, no? Diciamo. Io guardo i film di guerra e piango, per dirti, no? Perché sono proprio un po' gaio da quel lato. Perfetto.
E quindi sì, quella parte lì mi ha emozionato. Beh, me la sono tenuta bene, dai, dai. Quella parte lì mi ha emozionato veramente tanto. È stata tosta da giocare, secondo me, tosta. Una bella. Non me l'aspettavo in quel momento lì. Quindi è arrivata tipo doccia fredda, e devo dirti la verità che mi ha colpito tantissimo proprio, tantissimo. Io E quello. lo capisco perché soprattutto se dei cuori più teneri e in plumi come può essere il tuo, è una scena più che altro che non ti aspetti da un gioco del genere, probabilmente. Assolutamente no, proprio. È Non è, stato proprio forse è così, stata fulmine a una ciel battita di cerotto sereno. di più coglioni, però vabbè, ci può stare, ecco, ci può stare, E beh, diciamo. il cuore di pietra, mannaggia. Esatto, Niente sono da veramente fare. un uomo di merda, un uomo Ma no, fecale. ma no, quello non è vero. Ok. Proseguiamo. 107, bene, bene, mi fa piacere passare già anche alle ultime domande, cioè Nuove. ultime di quelle che abbiamo inserito l'ultima volta. Qu Vabbè, questa è una domanda del cazzo, però. Quanto è importante il cross-platform per te in un videogioco? Madonna, Immagino beh, tantissimo. devo dare veramente risposta. Non me ne frega un cazzo perché Cazzo. non gioco, non me ne frega niente. A stento so che cos'è, posso dire, a stento. Non No, gioco online, Marco, quindi non. a dire la verità, io non ho mai sentito tutta questa necessità del cross-platform perché bene o male, soprattutto diciamo dai 20 anni in poi, quando ho cominciato a lavorare e avere soldi miei, quindi potevo Certo. prendermi tutte le console che volevo, se avevo l'amico che voleva giocare su quel gioco, in quella console, mi adeguavo, diciamo. Certo, Certo. uno dice... Il tuo amico ce l'ha sulla Serie X, te ce l'hai sulla PS5, non ti piacerebbe giocare insieme? Naturalmente Sì, sì, è sì. una cosa assolutamente utile, evidentemente è una cosa anche, diciamo, fattibile, però se dovessi rispondere io a questa domanda, Sì. non ho mai sentito particolarmente forte e chiara la necessità, La giusto necessità, per... sono d'accordissimo, è giusto che ci sia per un motivo che comunque ormai non esistono più le, si chiamano Mezza ancora killer stagione. application, non so più se si possono chiamare così o meno, comunque i giochi esclusivi per una console o per l'altra, insomma, no? Di conseguenza è giusto che ci sia, sono contento che ci sia, ma come dici te personalmente non mi fa né caldo né freddo, anche perché. Già per esempio escludendo uno Switch da questo panorama, boh, io ti dico, ecco, i giochi di Switch che si prestano invece a un multiplayer, loro però hanno la loro struttura, vanno avanti per i fatti loro ed è giusto così, ecco, quello sì, è onestamente una cosa che però a me non tange, ecco. Esattamente. Invece tra i commenti c'è chi lo definisce una figata incredibile, soprattutto per Certo. alcuni giochi. Mi interesserebbe solo per Genshin Impact, non so come si legga. Ma no, guarda. E invece Marco, mi Sì, unisco al gruppo di chi se ne sbatte dei cross-platform. Ci sta. lì poi penso sia l'età che parli. ho paura che sia quella. Ok, domanda 113. Hai un genere videoludico che ti affascina molto, ma che proprio non riesci a giocare per incapacità, per mancanza di tempo o altri motivi? Allora. Che mi affascina parecchio, sì, e sono sicuramente il genere avventura, no? Tipo Tomb Raider e Generis, che mi piacciono tantissimo, ma nel quale io non so per quale motivo, non ho capacità, cioè non son proprio in grado di andare avanti senza morire come uno stronzo in ogni livello che mi passa davanti, lo trovo proprio difficile, infatti sono gli unici giochi che probabilmente gioco a livello facile. Proprio perché le storie sono molto belle, ma il gameplay per me è un muro, cioè ci sbatto la faccia in tutti i giochi del genere, che sia Uncharted, che sia Tomb Raider, che sia The Last of Us, ma proprio musate nei muri proprio per me. Sì, Certo. sì. E vabbè, però vabbè, no, i giochi calcistici non mi piacciono, però anche lì proprio l'incapacità totale, darlo in mano a una scimmia probabilmente è più bravo di me. Sì, francamente io non saprei cosa rispondere a questa domanda perché cioè, non ho un genere videoludico che mi affascina, ma Certo. che non mi
non riesco a giocare, Dove o non meglio, armeggi. cioè non è che mi ritenga figa un problema. Magari mi piacerebbe saper giocare meglio ai Sì. picchi a duro scontri, per dire, ma Certo. cioè, non mi faccio un problema. Cioè, non mi precludo il poter giocare ad un titolo, ad un genere, a causa magari di mie Di capacità capacità, non assolutamente. stupefacenti. Non sarebbe neanche giusto, in fin dei conti, tanto la capacità nel giocare mi devono proprio spiegare cosa sia. Io non ancora Ecco, oggi mi chiedo che Cristo, mi è cos'è. venuta in mente invece la risposta. Sì, Il vai. genere dei Souls. Ah, i Souls, ecco, è vero che fanno genere a sé. Sì, Se lo vogliamo considerare una serie di giochi che fanno un genere a sé, appunto, lì mi impedisco di giocare perché so già che non ne lì, cavano un ragno dal buco, ecco, a parte la perché lì parentesi se, sì, Blasphemous. sono d'accordo, lì proprio non vai avanti nel gioco oltretutto, perché non c'è una Esatto. difficoltà, lì è proprio difficile dall'inizio, quindi se dall'inizio non ti ci trovi, sono legnate e basta. Ecco, quello sì, sono d'accordo. E anche lì forse ho toccato proprio per sbaglio il primo Souls, poi mai giocato d'altro, mai giocati d'altro. Ecco, mi piace che Paul Gross me li ha suggeriti, ma io ero sul foglio di Excel e quindi non avevo letto. Grazie comunque che hai risposto prima di me. In questo momento sbaglio o non riesci a giocare ai giochi prettamente narrativi, Marco? Perché ti addormenti, ad esempio? Non so se corrisponde alla domanda. No, non c'entra con la domanda. Qua si parlava di evitare un genere videoludico a causa di incapacità, mancanza di tempo, eccetera. No, non è Che poi questo. possiamo dire che non è neanche più vero dopo l'esperienza Coffee Talk. Che Possiamo dire. meraviglia. Hanno Mamma annunciato il mia, 2. lo voglio provare. Mi hai convinto. Ma Sì, sì. Esatto. lo voglio provare. Poi, domanda numero 25, quindi torniamo tra le vecchie. Come piace fare a Thomas. Ti informi sul ti. Ti informi su un titolo in uscita? Se sì, in che maniera? Sì, da un anno a questa parte sul gruppo Telegram di A Defiance. Eh Figa, sì, bravo! Bravo verità. Stefano, figa pubblicizza! Come Sì, se è poi ne proprio guadagnassi vero. qualcosa. Non l'ho mai fatto, ma da un anno a questa parte posso dire che siete la mia fonte di informazione, assolutamente. Sto giocando dei giochi molto belli, grazie a voi. Tunic per ultimo. Sì, tra gli ultimi, ultimissimi tritoli che ho giocato, saltati fuori un po', cioè ovviamente sapevo di cosa stavamo parlando, ecco. Poi Miloz un po' ha pigiato l'acceleratore sul Sì. giocarlo, poi non ultimo il fatto che sia entrato nel... Bravo, applausi, non so per cosa, Sì, fa sempre piacere comunque. sempre. Grazie Marco per questo applauso. Sicuramente ha spinto ulteriormente il fatto che sia entrato nel Game Pass. Non mi ricordo se dal Day One o cosa, però proprio soddisfattissimo non solo di averci giocato, ma di averci giocato proprio aver giocato un titolo nato dal chiacchiericcio sul gruppo. Bellissima, sta cosa è bella perché c'è una condivisione oltretutto dell'esperienza che secondo me ripaga il gioco 20 volte il costo, cioè è veramente fantastica sta cosa, per quanto mi riguarda, Certo. l'ultimo come è stato per Monkey Island, io sono stato contentissimo di aver condiviso con voi questa cosa perché per quanto lo aspettassi e l'avrei giocato anche da solo, aver condiviso un'emozione del genere che era lì da 25 anni, è stato Certo. eccezionale, eccezionale. E soprattutto poi anche se prendiamo proprio Tunic e Monkey Island, sono due Manchiamo. giochi che si prestano moltissimo Tantissimo. alla condivisione e alla chiacchiera comune proprio per andare a risolvere il punto Sì. o capire dove andare. Ecco, a differenza Sì. magari come citava Rick Ska, che dice senza Farenze Hades non l'avrebbe giocato nessuno. Questa mi sembra un po' un'esagerazione, però sono Però è fiero anche di vero. aver, come dire, distribuito tale saggezza tra di voi, popolo di pasticcioni, che non conoscevate questo gioco e che l'avete apprezzato, però è anche un gioco che secondo me si presta meno allo scambio di informazione, perché è un'esperienza che comunque uno
affronta singolarmente. Certo, con la sua anche perché è tutta questione di abilità, quindi in realtà lì sì. Invece dove ci sono giochi della vecchia guardia, la Tunico Monkey Island, si prestano Giusto, tantissimo. Sì, giusto, giusto, molto, molto old school, ecco. sì, sì. Sì. Andiamo avanti. 112. Ah, figa, proprio una domanda facile. Come vedi il futuro dei titoli AAA? Saranno sempre più grandi e complessi e orientati all'online? Domandona, domandona. Io dico da veramente ignorante, dico sì, perché? Ma semplicemente per vedere com'è stato il trend degli ultimi 15 anni, 10-15 anni, insomma, si è andato verso qualsiasi gioco che anche prima non seguiva questa dinamica di open world o di passarci tante ore sopra, ha preso questa strada. In primis sono stati gli Assassin's Creed che si sono aperti sempre di più, le mappe sono diventate sempre più grosse, le cose da fare sempre di sì, sempre di più, ma sempre quelle fondamentalmente. Certo. E anche l'online, purtroppo, purtroppo, posso dire purtroppo, è sbarcato in giochi dove assolutamente non ce n'era bisogno. Io quando è arrivato su Metal Gear sul quarto, giusto, è uscito su, se non erro. Sì. È stato veramente qualcosa che non mi aspettavo, ma era una cazzata, ma brutto, Dio, ma proprio inutile, inutile. Ho detto, ma perché? Perché spendere dei soldi, sprecare del tempo per un gioco che non ne ha veramente bisogno, perché ha talmente tanto da raccontare, talmente tanto da fare su un single player, e tu fai un online su una roba del genere, ma perché? Ma perché? E soprattutto renderlo open world, secondo me è stato anche quello un crimine, per quanto mi ha riguardato è stato un crimine. Il 5 è stato... Per quanto bello, perché mi è piaciuto, perché Metal Gear dire che non mi è piaciuto è impossibile, ma perché è open world? Cioè, veramente, non l'ho capito. Ma probabilmente sarà perché la gente chiede questo, a questo punto qua. Penso che sarà sempre più votato a quello. Io quello che mi Sì. domando è che maledico il nostro Signore perché guarda come annuisce Stefano, sì, malediciamolo Sono d'accordo già su quello. insieme. Perché la vita è una e quindi se fossi probabilmente di un'altra religione crederei di reincarnarmi e quindi riprovare magari a vedere tra 70 Sette anni. anni. Come possa essere evoluta la situazione. Ma perché Certo. dico questo? Perché, ahimè, mi sarebbe piaciuto vedere il mestiere. Come mi piacerebbe vedere il futuro dei videogiochi, quindi appunto tra una settantina d'anni, mi Certo. piacerebbe vedere anche me stesso, quindicenne, sedicenne oggi, e Sì. capire se io, cioè, se apprezzerei. Una situazione di oggi e questo trend, come stavi giustamente dicendo tu, volto sempre di più all'espansione, espansione, espansione, che ahimè nel 90, 95% dei casi significa un reiterare delle missioni, delle Vero. operazioni all'inverosimile, ne abbiamo parlato già mille Mille volte, volte, con certo. una noia poi incombente, però. Mi domando anche, sempre rimanendo sempre con queste meccaniche odierne, se il me stesso, appunto, quindicenne oggi, si sarebbe rotto il cazzo. È vero, è vero, la nostra generazione davanti a questa cosa qua, appunto, da adolescente. Io sono dell'idea che non l'avremmo apprezzato, non l'avremmo apprezzata questa cosa. Sono di quest'idea è difficile, perché in realtà noi Lo siamo so. cresciuti con altro, bene o male, però io sono convinto che non l'avremmo apprezzato, perché mi domando, no? Da vecchio, mi domando, perché devo Vecchio, quanti giocare? cazzo di anni hai, Stefano? È 36. Ma vaffanculo, Vabbè, ho capito, ma sono mica più di primo dai. pelo. Ok. Cioè, posso dirti perché devo giocare una cosa che mi annoia fondamentalmente? Perché sì, gioco anch'io dei giochi. Adesso ho finito gli ultimi, stavo guardando la pila di PS4, ho finito Watch Dogs 2, ma l'ho finito perché volevo finirlo. Ma mi ha rotto i coglioni. Cioè, alla fine l'ho finito proprio perché me lo sono imposto. Perché ho detto: no, lo finisco, prendo un altro gioco, andiamo. Ma
Veramente, ma perché devo finire un gioco che a metà strada già avevo le balle che rabastavano per terra? Non ha senso, perché è un hobby giocare, non è un lavoro. Se devo spaccarmi le balle giocando, non... E il me adolescente avrebbe fatto probabilmente questo tipo di ragionamento. Non Perché è so, vero che io giocavo... non mi azzardo a dare questa risposta, cioè Certo. mantengo la mia curiosità che rimarrà tale, Certo. ma non mi sento di dire che sicuramente se io oggi avessi 15 anni mi romperei il cazzo con gli open world. Innanzitutto perché banalmente le vendite dei giochi stanno premiando Sì. queste, o meglio, i videogiocatori stanno premiando questi Sì. trend. E di conseguenza le case di sviluppo stanno seguendo queste richieste, Certo. stanno premiando queste modalità, tra virgolette, nuove. Eh sì. Secondariamente, io per forza di cose penso al me stesso pensando a quello che è stata la mia storia videoludica. Se però fossi nato con in mano Assassin's Creed 4 e Fortnite o robe del genere, sicuramente i Certo. miei gusti sarebbero stati diversi e Diversi. probabilmente accetterei molto di più un Forbidden West che dopo 2 ore invece oggi mi ha rotto il cazzo e l'ho abbandonato. Abbandonato. Sì, effettivamente nascendo con una tipologia di gioco, probabilmente non avendo in mano la possibilità di paragone, sì, magari quello sarebbe poi il ragionamento giusto. Sì. Poi. Quello che mi domando è che purtroppo non so qual è la differenza tra un adolescente della nostra età, cioè del nostro Ecco, tempo, prego. e un adolescente. Eh sì, bellissima, è uscita proprio bene, guarda. E un adolescente di oggi, cioè non so quali sono le necessità proprio umane neanche di un ragazzino di oggi. Quindi da quello probabilmente dipenderà anche il perché questi giochi hanno successo. Non me lo so spiegare, però. Non me lo so spiegare. Come disse il Vate Poi di magari tra FIFA. 70 anni saranno con un casco veramente realtà virtuale dentro mondi incredibilmente grandi e saranno lì dentro 24 ore. Chi lo sa, chi lo sa. Potrebbe anche finire così. Sì. Però Sì, ma l'umanità finirebbe così, proprio sì, si assolutamente. Non parliamo estinguerebbe. solo più di videogiochi, certo. Ecco, salta su Pern e dice: non hanno più bisogno del motorino. Che cazzo Ha c'entra? ragione. Guarda che ha dato la risposta a tutto. Serviva Perno. Senza booster dove vanno? Esatto. Ok, andiamo avanti. Domanda numero 83. Op. Eccola lì. Quanto conta la tua carriera videoludica nei giochi attuali? Cerchi giochi che si avvicinino al passato come meccanico oppure no? Tendenzialmente sì, posso dire, tendenzialmente sì, anche se non. In realtà col panorama indie se ne trovano, però ripeto, come dicevo prima, grazie a queste trame che si sono evolute tantissimo e sono diventati veramente dei film, non disdegno i giochi dove in realtà te li vivi più in passivo, ecco, piuttosto che un gioco di una volta che era palla alla mano e giocavi per 2 o 3 ore Certo, ininterrotte. però voglio Quindi, approfondire la cosa. sì. Ma tu ricerchi diciamo, giochi in cui magari viene premiato il gameplay per effetto nostalgico, nel senso che, ai miei tempi i giochi erano così e li prediligevo e quindi oggi cerco esperienze simili, soprattutto negli indie, oppure per un fattore di mi sta sul cazzo come il mercato videoludico sta proseguendo oggi, magari No, entrambe no. le cose. No, in realtà più per la prima cosa che hai detto, è più una questione di nostalgia, perché mi piace proprio giocare dei giochi che sono che si riflettono su quello che è stato la mia infanzia videoludica e mi danno delle sensazioni di benessere, mi piace proprio giocarli, come è stato, mi ripeto purtroppo di nuovo per Tunic, rigiocare un Tunic e pensare alla prima partita a Zelda Link to the Past e onestamente mi è piaciuto perché ti ritrovi in quella comfort zone che ti fa star bene, insomma, ti fa ritornare bambino da un lato. Devo dire la verità, poi ci sono dei giochi nuovi con nuove dinamiche, come è stato un Death Stranding, che in realtà non ha toccato delle corde mai toccate nell'ambito videoludico. Che mi è piaciuto tantissimo.
Che però ho dovuto interrompere perché effettivamente dopo 40 ore di gioco ho detto: ma sai che magari intervallo con qualcos'altro, perché rischio di farmi venire la nausea. Perché in realtà questa tipologia di gioco riesco a giocarla per un tot, poi lo devo mollare, anche per mesi. Sai che Mentre i comunque giochi. siamo due stronzi? Perché Perché? Che è successo? ci siamo autoimposti di finire Watch Dogs 2 e non abbiamo finito Death Stranding. Vero, vero, che per assurdo vale 100 Watch Dogs 2, verissimo. Ma e probabilmente posso dire la mia, e poi non so se per te è la stessa cosa, è perché Death Stranding gli dà un'importanza maggiore, perché è un gioco che merita un'importanza maggiore. Lo vedi, cioè lo vedi proprio da come si apre la prima schermata. Mentre Watch Dogs in realtà sì, è un bel gioco, perché non è brutto alla fine. Però sai, già doveva parare. Sì, non è Sì. il massimo, sono d'accordo, non è il male, perché rispetto al primo è calato tanto. Sai, già doveva parare, sai già cosa devi fare. Non so neanche perché te lo devi imporre di finire. È una questione di meccanica, secondo me. A me spiaceva non finirlo. Ma Death Stranding, finirlo per noia mi sarebbe dispiaciuto tantissimo, ma veramente tanto. Però Dire. vedi come ragiona di merda il nostro cervello, perché tu dici, piuttosto di finire un gioco per noia, lo interrompo. E almeno e sono d'accordo con te. Nel mio caso, nel 99,9% dei casi, interrompere un gioco significa non rigiocarci più. Non riprenderlo. A meno che non mi venga voglia di ricominciarlo da capo, In cosa un che caso del genere. probabilmente se dovessi decidere di riprendere in mano Death Stranding, per forza di cose dovrei ricominciarlo da Dovresti. capo. Però vedi, piuttosto di finirlo per noia, lo interrompo. Certo. Però Watch Dogs lo porto a termine. La porto a Cioè, terra. deconcentrato, vaffanculo, che dice: si vede che Watch Dogs è più divertente da giocare. E sai che Non lo non mi so. sento di mandarlo a cagare. È più immediato, forse. Non lo so. Sì, ha un fattore cazzeggio che Death Stranding non ha. Probabilmente sarà quello. E nel momento in cui tu non hai voglia di giocare, è uno di quei giochi che inserisci il disco e dici: va bene, dai, gli do un colpo. Mentre Death Stranding, tu questo tipo di ragionamento non lo puoi fare. Non lo puoi fare. Perché, come dici te, riprenderlo a metà o un quarto, un terzo, significa che tu ti sei perso completamente la trama. Me E la sono perdere la trama di. dimenticata proprio. Adesso tu da quant'è che non lo tocchi Death Stranding, Vabbè, io ho tanto? cominciato. L'ho comprato. Quando è uscito, ho detto: no, non lo voglio comprare al Day One. Aspetto prima un qualche parere perché non sapevo bene o male di che cosa si Certo. stesse parlando. Quando ho cominciato a sentire amici che ne parlavano bene, l'ho comprato, ma ti parlo di non più di 2 settimane dopo il Day One. E l'ho Ok. cominciato subito. Quindi, Ah, quando è ecco. uscito? 2018? Non lo so. 13? Sì, 2018. Sì, Quindi. 2018. Puoi immaginare come a distanza di 4 anni io mi Infatti, ricordi. improponibile. E ti verrebbe voglia di ricominciarlo oppure proprio no? Sì, mi verrebbe Sì. voglia di ricominciarlo per il semplice motivo che sento che di essermi perso una perla videoludica molto Sì, importante. sono d'accordo. Sono anche convinto di aver fatto bene ad averlo mollato perché onestamente ero in un periodo in cui, cioè, non potevo permettermi di giocare giochi del genere. Certo. È vero anche che sembra una cazzata. Nel 2018, quando è uscito, avevo la tua età, perché stavo Ok. per compiere. No, sì, stavo per compierne 37. Oggi, questi 4 anni in più, me li sento perché, nonostante con le bambine la situazione sia un po' migliorata dal punto di vista del Certo. sonno, comunque la sera, forse anche a causa delle live vampiresche, insomma, del mio ritmo che si è Ritmo di completamente vita. cambiato, arrivo la sera che comunque mi addormento anche Sì. con giochi meno pallosi di Death Stranding. Ecco, Destremo. probabilmente, e chiudo poi qua la mia disamina su Death Stranding, che comunque ho già fatto altre 1000 volte, Certo, il però è fatto è che, interessante. ma sì, infatti se ne sta parlando molto, molto tranquillamente, il fatto è che io, per quanto lo stessi amando, per quanto io lo consideri enormemente all'interno dell'industria videoludica Certo. come valore proprio di gioco e come trama, che comunque all'epoca mi stava piacendo, io devo ammettere che dal punto di vista del gameplay
Sicuramente è stato un gioco coraggioso, come ho Sì, già sì. spiegato diverse volte, Sì. ma molto, molto, molto particolare. Con particolare, intendo dire difficile da masticare alla Verissimo, mia età. verissimo, sono molto d'accordo con questa cosa. È proprio quel gioco che non ha di grigi o è bianco o è nero, sono proprio d'accordo. E adesso io spero di riprenderlo e di ricordarmi cosa ho fatto 2 mesi fa, perché altrimenti mi sa che la mia paura è che faccia quella fine lì, finisca nel dimenticatoio e poi si vedrà. Solo che ho tanta carne al fuoco da giocare, quindi boh, vedremo dove andremo a parare. Milos ci segnala che è dal 2019. 19, ah, pensavo 18, Ecco, convintissimo. poi per dire, sembra una cazzata, però come sta dicendo Thunderbird, no? Che dice: non ci vedo niente di strano, uno può aver voglia di vedere un documentario, una commedia, un film drammatico, ci sta. Però Partito. cioè, è giusto che uno possa spaziare, abbia voglia una sera di giocare a questo, a quell'altro, eccetera. Il problema, se vogliamo, e qua si tratta sempre di fare la punta al cazzo, è che non stiamo parlando di un documentario o di una cosa, cioè non stiamo parlando di qualcosa di breve, perché Esatto. se anche mi stessi addormentando, dico mi piace talmente tanto, mi addormento tutte le sere, ma è un gioco da 15 ore, 20 ore, e a spizzichi e bocconi in un Lo finisco. mese lo porto a casa, ma non è questo il Certo. caso. Certo, no, assolutamente no. Io sono a 40, mi sembra 38-40 ore di gioco. Presumibilmente di trama principale ho visto, ma un quinto del gioco, un quinto. Perché poi ti fai prendere dalle cose da fare, Certo. secondarie, Vero. thank you, let. Esatto, esattamente. Con questa chiusura passiamo alla domanda successiva. 102. Le gambe delle donne. Così. C'è un videogioco che è legato ad un momento particolare della tua vita? Ci penso un secondo, sicuramente sì. Posso dire così Dio a quello che freddo vuoi, posso. Stefano, lo sai Ma allora, benissimo. banalmente posso dire un Gran Turismo 2, ma per un motivo, perché è stato forse. Perno, esci da questo corpo. Non ci posso fare niente, ma lo leggo per un motivo, perché è stato probabilmente l'unico gioco che ho giocato con mio padre, perché mio padre è stato. Quando è stato l'unico momento in cui si è avvicinato al mondo dei videogiochi, perché ho visto questa cosa da appassionato di motori, questo realismo, ho detto, ma qua, a cosa stai giocando? Cos'è sta roba? E quindi abbiamo giocato Gran Turismo 2, tutto, tra virgolette, perché su Gran Turismo dire tutto è quasi. È un indeterminato. Abbiamo fatto veramente tante ore assieme la domenica su questo gioco, quindi. È un bel ricordo, è una cosa che mi è rimasta veramente, veramente dentro. Sì, sì, Ci sì, sta. sì. Ci sta e come. Assolutamente. Oh, un numero basso. 3. Le gambe delle donne finte. Ma io sono proprio scemo, figo. Non si può. Console preferita dell'attuale generazione che. Dell'attuale generazione non ce l'ho, quindi Esatto. guarda, posso dirti PC. In questo momento sto PC giocando al merda, a computer, prescindere. quindi computer. Perfetto. Ah, Vado a sopraffiglia. navigare nei miei giochi strategici e manageriali, quindi No, ti prego. sì, io ci muoio. Domanda 73. Localizzazione dei videogiochi. Meglio lingua originale, più sub o doppiaggio in Ita? Dico lingua originale più sub, perché? Magari non in tutti i giochi, ma in moltissimi giochi, siccome sono localizzati in inglese, ci sono delle sfumature che ovviamente in italiano tu non puoi dare. Di conseguenza è meglio avere un sottotitolo che più o meno fedelmente riporta quello che il personaggio sta dicendo. Che piuttosto avere una traduzione fatta male, sono assolutamente per la sub e poi appunto la lingua originale, Non assolutamente. ti dà fastidio leggere i sottotitoli? Non mi ha mai dato fastidio, onestamente, anche perché io li metto anche quando il gioco è in italiano,
perché ho paura di perdermi alcuni, probabilmente perché sto diventando sordo, non lo so, è probabile che sia quello. Ho paura comunque di perdermi dei dialoghi, quindi io metto le sub anche quando il gioco è in italiano, localizzato. Quindi ormai è talmente abitudine andare a leggere che non mi dà assolutamente, non mi ha mai dato fastidio. E in più penso sempre a un gioco come può essere un GTA, averlo localizzato in italiano con gli slang piuttosto che afroamericano, piuttosto che di altre minoranze etniche, sarebbe assurdo. Cioè, come le vai a localizzare? Ti viene poi fuori una cosa tipo Shaolin Soccer, cioè, Allora, sarebbe. è vero, cioè non si può fare di tutta l'erba un fascio, perché Certo. effettivamente, nonostante io, se fatta bene ovviamente, preferisca di gran lunga il doppiaggio in italiano, Sì. ci sono dei giochi, proprio come GTA, che, in cui lo slang e proprio la parlata, la recitazione del doppiatore americano ha un peso notevole all'interno del titolo. Ma al tempo stesso ti dico, proprio un GTA è il gioco in cui più mi dà fastidio leggere i sottotitoli, perché spesso parte della bellezza di questi giochi consiste proprio nel dialogo, e Sì. nel dialogo letto dopo ti vai a schiantare con la macchina Vero. quando le fasi. Purtroppo sì, perché in realtà non sono solo cutscene, ma sono anche durante il gioco, questioni di dialoghi molto divertenti. E quello effettivamente è un po' un malus, ecco, diciamo così. Però tutto sommato, diciamo, con occhio svelto qualcosina riesci a leggere e anche a farti la tua. Anche perché normalmente sono inserite in fasi appunto di guida punto A, punto B. Quindi magari dai un po' più occhio al sottotitolo. Certo. Poi in realtà adesso non mi viene in mente un gioco localizzato in italiano che proprio mi è piaciuto tantissimo. The Purtroppo non Last of me ne. Us. The Last of Us, esatto. Sì. Ecco, È uno quello è tra i stato veramente un ricordi che ho lavoro. migliori Sì, tra gli lavoro ultimi. certosino lì. Sì, assolutamente. È proprio da film, assolutamente. I film, per esempio, localizzati in italiano, piuttosto che guardarli in lingua originale, sono eccezionali perché comunque il doppiaggio italiano, secondo me, è una spanna sopra anche la lingua originale. Però il videogioco non lo so, non sono così d'accordo, ecco, su questa cosa. Ci sta. Cambiamo domanda. Passiamo alla domanda numero 33, gli anni del nostro amico. Dov'è? La vita in rete tra YouTube e Twitch ha influenzato in qualche modo il tuo percorso videoludico? Siamo un po'. Vabbè, a me sì, però per altri motivi, credo. Cioè, in buona Ai ai sostanza, qua. se tipo il tuo percorso videoludico, soprattutto negli ultimi anni, parlando di Twitch e YouTube, può Ok. essere stato influenzato da qualche stronzo su in rete. Beh, diciamo su YouTube e Twitch forse posso fare riferimento sempre anche perché veramente adesso a parte gli scherzi sei l'unico YouTuber che ho seguito assiduamente, non è. Quindi in realtà mi Sì, posso verità. rifare alle tue flop e top 10. E a quello che giochi attualmente, seriamente, adesso non è per fare la leccata, per altri motivi assolutamente no, ho sempre fatto no, ho sempre giocato quello che reputavo più affine a me, insomma. Certo. Quindi sì, a grandi linee posso dire questo, certo, sì. Sì, l'influencer scelto. L'influencer più imbecille del mondo. Allora, massimo di ore, sì, quantitativo massimo di ore giocate consecutivamente e massimo quantitativo di ore dedicato ad un singolo videogioco. Sento odore di Mamma mia, strategico su ecco. PC. Sì, infatti stavamo andando. Probabilmente posso dirti, ma proprio perché ricordo una partita, Civilization, credo il quarto capitolo, credo di aver giocato ininterrottamente sulle 6-7 ore, più o meno, ininterrottamente tra un sabato, neanche troppo, neanche eccessive, però da dire che sono arrivato con gli occhi che erano due fanali dove non vedevo neanche più le porte di casa. E avevo passato 6-7 ore lì dentro senza neanche accorgermene. Sì, strategici, quella roba lì ti porta via la vita se non fai attenzione. E il E gioco su cui hai ultimamente passato mi è più tempo? capitato. Eh? E il gioco su cui hai passato più ore in generale? Quello potrebbe essere.
SimCity 2000, il 2000, credo di aver fatto più ore in assoluto perché l'ho giocato per tantissimi anni quasi ininterrottamente. E credo di averci fatto sopra 2 o 3 anni portando avanti la stessa partita. Adesso non ho il conteggio di ore, ma ti parlo di anni giocato settimanalmente, 2 o 3 anni settimanalmente. Quindi sì, SimCity 2000 probabilmente. Sì. Ci sta. Droga, a un certo punto droga. SimCity 2000. No, io avevo giocato un po'. Allora, SimCity 2000 qual è il capitolo che ho giocato di più, anch'io. Ok, sì, Ritorniamo il più indietro. bello. 40.000 anni fa. Ho giocato un pochino anche a SimCity 4, Il che se non quarto, ricordo ok. male, era quello in cui avevano inserito anche una sottospecie di componente di Sims. Esatto, che potevi guidare, sì, la macchinina, potevi fare, Bravo. guidare l'ambulanza, E sì. quando mi sono accorto di questa cosa qua, vista la mia esperienza pregressa con i Sims, ho detto: molliamo tutto. No, Basta. meglio mollarlo. Sì, Sì, quello lì avevano, era già quella fase di intercambio tra SimCity e The Sims, effettivamente, sì, assolutamente. Però il più bello è stato il 2000, il 2000 è stato eccezionale, veramente qualcosa di impareggiabile ancora oggi per quanto Era mi quello dove riguarda. inserivi le arcologie, quei cazzo di... Che meraviglia. Esattamente, proprio quello. Ecco, ammetto di aver fatto il pusillanime all'epoca e di aver giocato senza i disastri, perché mi stava troppo sul Ah, cazzo ok. l'idea di perdere ciò che avevo costruito con tanto sudore. Che palle quando capitava che ti arrivava Sì. l'UFO che distruggeva No, mi tutto. stava troppo sui Che coglioni. palle. Proprio Era mi piangeva il terribile, cuore veder distrutta la sì. mia... Dopo tanta fatica, anche perché veramente non era facile comunque, era un No. gioco abbastanza complesso nelle sue dinamiche, tra l'altro di budget e cazzi vari. Sì. Mamma mia quando te la devastavano, Black bruttissimo. Prince, ho giocato una fraccata di ore a SimCity per SNES. Ah Complimenti sì, per è averci vero. giocato su Super Nintendo perché, Mamma mia. cioè, dico, proprio per a pensarci di giocare con il pad era veramente... Devastante. Qualcosa di allucinante deve essere. Avevo provato su PlayStation il primo Command & Conquer Red Alert con il joystick che era qualcosa di veramente, ma un abominio da giocare. Un gioco bellissimo che diventava una schifezza proprio Una cosa devastante. che mi piace di queste live con ospiti è notare le finezze che denotano che il mio popolo angolare invecchia esattamente come me, perché hai detto il joystick. Cristo, era Sì. il joystick. Il Mica joystick, è da prima della PlayStation che non sento parlare di joystick, a non me parte ne sono quell'idea lì. neanche Che reso conto. meraviglia, bravo, bravo, così sì. Eh Vedi, sono proprio sono legato. sì. È un fil rouge alle vecchie cose. Esatto. Oh, attenzione, questa è una domanda che va bene per i vecchi. Domanda numero 13. Cosa ti spinge a continuare a videogiocare? Io direi perché non ho più nient'altro Sicuramente nella vita, cioè l'unica di... mi è rimasto solo videogiocare, non ho altri sfoghi. No, beh, diciamo che sicuramente è la passione che noi possiamo dire di essere forse, non dico la prima generazione, ma sì, forse la prima Beh, sì, generazione che direi di ha sì. visto arrivare i videogiochi in casa, cioè viverli in casa. E quindi avere queste scatolette, come le definivano una volta, in casa che ti permettevano di esplorare mondi, e probabilmente ci ha legato indissolubilmente al videogioco. Noi siamo una generazione che non smetterà mai di videogiocare, Credo nella anch'io. maniera per cui intendiamo videogiocare, come dici sempre te, pada alla mano. Facciano quello che vogliono, realtà virtuali, corse, non corse, eccetera. Ma il videogiocare con pad alla mano, no, per noi sarà qualcosa, è nostro, è nella nostra genetica. Quindi secondo me io arriverò, finché avrò possibilità di videogiocare, videogiocherò. Sì. E questa, e reputo che tutta la risposta a questa domanda sia perché noi siamo nati coi videogiochi. Quindi Io ho è nostro. avuto l'unico periodo in cui ho vacillato riguardo questa convinzione è stato quando è nata la Maya, che è Ok. il primo anno e mezzo, e gli Certo. ultimi mesi del primo anno e mezzo la Erika era ancora incinta, quindi è stato, diciamo,
sono stati 3 anni piuttosto complessi dal punto di vista Immagino. psicofisico, però sono d'accordo con quello che dici tu, e soprattutto nel momento in cui mi sono reso conto che io stavo invecchiando, ma anche gli sviluppatori di videogiochi, e che quindi andavano a proporre delle dinamiche tipiche di quando eravamo giovani noi, ma con giovani intendo dire molto giovani, Molto sia giovani. per fattori nostalgici, sia perché anche nuove leve sviluppavano e sviluppano tutt'oggi giochi con meccaniche di quel tipo, perché comunque fanno breccia nel cuore di determinati Sì. tipi di videogiocatori, non necessariamente age. Quindi, finché Certo. esisteranno dei titoli che continueranno a puntare esclusivamente sul gameplay e quindi a divertirmi, nella maggior parte dei casi, ovviamente, io starò in una botte de ferro. Sì, e probabilmente non smetteranno mai di farlo perché quello è stato il punto di inizio, di conseguenza mollarlo non lo molleranno mai. E probabilmente le nuove leve è capace che loro comunque pireranno anche verso questo tipo di videogiocare piuttosto che un videogioco più passivo come inteso oggi o più esplorativo, non lo so, no? Quindi potrebbe essere idealmente che si vada verso un futuro del genere. Invece, una domanda che volevo farti, visto che prima hai fatto questo ragionamento nel momento in cui ti stava nascendo la maglia, no? Ma tu hai No, no, fatto no, un quando è ragionamento. nata, Ah, quando è nata, quando pardon, ho ok. cominciato a Ma tu lì smettere hai di. proprio ragionato sulla cosa di dire bon, basta videogiochi o è proprio stato il tempo che hai visto proprio un calo di interesse, ecco? No, non era il calo di interesse, ma il calo di facoltà mentali per dedicarmi ai videogiochi Ok. nella maniera più, cioè, più consueta e non la Certo. stronzata d'accesso sul cellulare, Certo. no? Che comunque non ho mai preso in considerazione, No. ma per il semplice motivo che non, cioè, ripeto, era un periodo particolare, abbastanza complesso e tutto quello che volete, ma non mi sentivo più quasi in grado di riuscire a farlo. Proprio perché non avevo la possibilità, tra tempo ridotto a zero e privazione del sonno, insomma, Diventa, mi ha sì, di fatto appunto temere che non riuscissi più. Poi non riuscire. col tempo migliorano le cose naturalmente, però Certo, si è normalizzata la sì, è un situazione, percorso certo. interessante e che vedo che Roberto sta già bestemmiando in Sta chat. temendo, Esatto. è lì lì, Esatto. lo perderemo per sempre. Bene. Ultima domanda, dai, prima di andare a Yes. recuperare appunto il frutto dei miei lombi. E questa però la cambio perché ti capita mai di fare retro gaming? Ne abbiamo parlato prima. 66, Sì, ce l'ho fatto. gli anni di due Cristi. Cristo Cristo. Cristo Cristo. Qual è quel gioco che ti fa dire sono felice di essere un cazzo! videogiocatore? Oh, signor. Un signor. Ah, mamma mia. Grazie a Squallstar intanto e a sicuramente. Monkey the 5. Sicuramente l'ultimo è stato Monkey Island. Ah, lì è Attenzione. stata, per me è stata l'apoteosi, cioè proprio, sono stato proprio felice di giocarlo. Per via di tutto ciò che ci siamo detti finora, il fattore nostalgia, il fatto di averlo giocato assieme, è stato proprio un momento felicissimo. Per quanto purtroppo no, neanche, sia durato poco, ma non purtroppo, perché è la durata naturale di un Monkey Island, è stata un'esperienza che impagabile, è impagabile. Cioè, mettendo che Monkey Island unita a queste cose, credo che esponenzialmente niente batterà questa. Niente lo batterà. Non adesso a breve termine, ma assolutamente. Assolutamente. È stato proprio un periodo felice, da sorriso a 32 denti. Io faccio molta fatica invece a rispondere a questa domanda, perché se la domanda fosse cos'è che ti fa dire sono felice di essere un videogiocatore, parlerei benissimo dei videogiochi, di quello che hanno Sì. sempre rappresentato per me, che rappresentano tuttora, ma qual è quel gioco che ti fa dire sono felice di essere un videogiocatore? Sì, dovrei citare le solite saghe che amo da quando ero bambino, ma Esatto. ammetto che
col tempo faccio un po' più fatica ad attendere con ansia un Sì, gioco. d'accordissimo. Cioè, per dire, anche il prossimo Zelda, che vabbè, è uno Zelda particolare perché è uno Zelda seguito di uno uscito 5 anni fa che sfrutta lo stesso motore grafico, eccetera. Quindi, un po' bene o male, sai già di che morte andrai a morire. Sì. Però, ecco, faccio un po' fatica a trovare quel titolo. Cioè, è più probabile che magari mi esalti di fronte a un gioco che non conoscevo e che mi propone qualcosa di nuovo, e ahimè succede raramente, Certo. rispetto magari ad un ennesimo titolo di una saga che amo da sempre, come appunto Zelda, che sicuramente mi piacerà, sicuramente giocherò al Day One, sicuramente aspetto con piacere, ma faccio un po' fatica a dire, ostia, sì, figa, finalmente ce l'avrò tra le mani. Ecco, Sì, proprio da dire mi rende felice giocarlo, sì, probabilmente proprio l'ultimo titolo che mi ha fatto pensare a questa cosa è stato appunto Breath of the Wild. Ok, sì, ci sta, lo capisco perché Anche se probabilmente però, scusami se ti sì. interrompo, puntualizzo una Prego, prego. cosa, il primo Breath of the Wild lo cito appunto come titolo che mi ha fatto sentire felice di essere videogiocatore, ma è anche stato un videogioco figlio di una coincidenza astrale particolare, cioè uno Zelda che esce dopo tanti anni, uno Zelda diverso rispetto ai precedenti, uno Zelda diverso Certo. sotto tanti punti di vista e diverso sotto certi punti di vista dalle meccaniche proposte da Zelda finora, e uno Zelda che ha accompagnato l'uscita di una console molto Sì. particolare come è stato Switch. Sì, aveva tante combinazioni di cose, soprattutto il cambio completo di registro, sicuramente lì era una novità, nonostante parliamo di un gioco che comunque comprende che va avanti da 30 anni, ma una novità inaspettata, quindi capisco che è una cosa un po' a sé e capisco anche che abbia reso felice perché deve essere stato un gioco veramente fantastico. Io purtroppo ancora non l'ho giocato perché non ho Switch, però a vederlo era qualcosa di veramente Certo. ineccepibile, sono d'accordo, sono d'accordissimo. Ecco, Squallstar dice, anche Portal 2 al tempo mi fece quell'effetto. Sì, titolo sicuramente che ho amato alla follia, se non ricordo male lo misi anche al primo posto della top 10 di quell'anno, La dell'anno in cui top 10. uscì. Azzarderei un 2010, 2000, 2011, no, c'era zero, boh, non me lo ricordo. 2010, credo. Adesso cazzo devo andare a controllare, vabbè che me lo direte voi. Sì, io non ti Però posso dare una mano. Portal 2, bellissimo gioco, come dissi in quel video, erano due giochi in uno praticamente, Certo, ma erano certo. due, quindi buona Già parte visto. esatto, di quello che ha proposto l'avevo già provato con il primo Portal. Certo. Puoi Non dire li avevo proprio mai felicità comunque non è semplice, perché va bene il piacere di giocare, ma felicità durante un gioco è dura, deve essere qualcosa proprio che ti apre il cuore, quindi non è proprio così semplice. Esatto. Va bene, Bene. Stefano, io ti ringrazio come Grazie a sempre. te, Spero di non sei dover stato aspettare gentilissimo. altri 8 mesi per rivedere il tuo No, brutto dai, faccione. salvo imprevisti, guarda, mi fa sempre piacere, è sempre veramente una chiacchierata, aspetta, quando si può fare, volentierissimo, Benissimo. volentierissimo, davvero, fa Va bene, piacere. grazie mille. Buon Grazie. venerdì sera, sicuramente all'insegna di sesso, droga e rock and Guarda, sicuro, due volte. Va bene, grazie mille, Ste, Grazie ancora un bacione. Marco, un salutone grande, Ciao ciao. grazie mille. Ciao. Tac. E con questo bel sorriso di Stefano May, io vi ringrazio per la compagnia anche oggi. Vi auguro un buon weekend, un felice weekend, divertitevi sempre facendo a modo. Noi, se riusciamo, ci vediamo magari nel corso del weekend, quando sarò alle prese con il ferro da stiro, come ormai vi ho quasi abituato a fare. Vabbè. Alternativamente noi ci vediamo lunedì mattina. Va bene? Un bacione.